Comincia la clausura con una straordinaria partita. Risultato finale? 9-8, i Fight Club aprono le danze, aprono la clausura con questo punteggio, diciamo, punteggio, diciamo, partita ricca di gol, 9-8. Ci siamo divertiti in questo anticipo di venerdì. E se abbiamo visto sì, una bella partita la prima giornata, figuriamoci cosa vedremo poi nelle ultime giornate. Quindi si prospetta una clausura veramente bellissima, straordinaria. Passiamo alla lettura delle formazioni. Fight Club al completo, manca solamente Tarallo. Il Fight Club comunque si presentano con i due nuovi acquisti, Ciofalo e Rogato. Mentre dall'altra parte Chucky Steam, assenze come quelle di Inzerillo e La Macchia, ma anche nei Chucky Steam ci sono dei nuovi acquisti come il portiere Fabio Teresi, nonché fratello di Claudio, e anche un altro acquisto molto interessante come quello di Chiara. Passiamo alla cronaca, pronti, partenza e via, subito Ciofalo colpisce il palo dopo ben 5 secondi e questo palo fa capire che i Fight Club fanno davvero sul serio. I primi minuti sono veramente incandescenti perché entrambe le squadre hanno le occasioni per passare in vantaggio, da una parte Ciofalo e dall'altra parte Di Chiara, che sono stati gli uomini più pericolosi. All'ottavo minuto arriva il primo gol della clausura, ma il primo gol è nato, diciamo, in maniera molto goffa, perché è un altro gol che Modica mette dentro la sua porta e quindi questo altro gol porta in vantaggio i Fight Club. I Fight Club comunque non si accontentano solamente dell'1-0, guadagnano sempre più campo ai danni dei Chucky Steam e in 2 minuti riescono addirittura a fare altri due gol, prima con Patti e poi con Ayata, che con un tiro da fuori aria porta il risultato sul 3-0. Ma i Chucky Steam ci sono in campo e al 14° minuto accorcia a distanza con Albano. Questo gol diciamo dà una scossa alla squadra di Teresi e infatti Chokis più volte si avvicinano al gol del 3-2, il gol del 3-2 che arriverà al 19° minuto sul calcio di punizione di Albano. Prima della fine del primo tempo i Chokis team addirittura pareggiano quindi si portano sul punteggio di 3-3 grazie a un bellissimo gol di Modica, che da posizione definata si inventa un gol bellissimo e sicuramente con questo gol si fa perdonare dell'autogol iniziale. Con quindi grande reazione dei Chokis, abbiamo visto un po' di blackout invece per i Fight Club. I Chokis addirittura prima dello scadere dei primi 25 minuti sfiorano addirittura il possibile quarto gol. Finisce il primo tempo, inizia il secondo tempo con i Fight Club che rischia di passare in vantaggio grazie a una bella combinazione Patti-Geraci, ma sul tiro di Geraci bravissimo il portiere Fabio Teresi a bloccare la conclusione di quest'ultimo. Comunque c'è sempre grande equilibrio in campo e dal sesto minuto all'ottavo minuto i Fight Club realizzano ben tre gol, prima con Ciofalo che realizza il gol del 4-3, del 5-3 e poi Patti va a realizzare il gol del 6-3. La partita sembrerebbe chiusa soprattutto quando Patti all'undicesimo minuto realizza il gol del 7-3. Il 7-3, diciamo, i Chokis sembrano accusare il colpo, ma invece al 14° minuto dichiara che Caggeggi e Albano riaprono i giochi e quindi, diciamo, la partita diventa sempre più interessante. I Chokis pressano per ottenere il pareggio, ma attenzione ai Fight Club perché hanno la palla per realizzare l'ottavo gol con Rogato, che a porta vuota si divora il possibile 8-6, ma anche dall'altra parte i Chokis hanno l'opportunità per pareggiare con Albano, che anche lui a porta vuota sfrega il gol del pareggio. Ma il gol del pareggio arriverà a 6 minuti dalla fine con Caggeggi che si presenta in area e va a realizzare il gol del 7-7. Quindi finale da brividi, infatti al 1 minuto dopo arriva l'8-7, quindi Patti riporta nuovamente la sua squadra in vantaggio sull'8-7. Ma il vantaggio dei Fight Club durerà solamente un minuto perché ancora Albano ad agguantare il pareggio e ci aspettiamo un finale da brividi, perché al 23° minuto Patti ha la palla per portare nuovamente in vantaggio la sua squadra, ma il palo gli nega la gioia del gol. Però il gol è solamente rimandato di pochi secondi perché Patti
prima dello scadere riesce a realizzare il gol del 9-8, e dove il 9-8 il Fight Club è tutta dietro a fare catenaccio per evitare altri pasticci difensivi, perché oggi abbiamo visto che il Fight Club è veramente un po' in bilico. Sta di fatto che comunque il Fight Club, stringendo i denti, riescono a difendere il vantaggio e a portare i primi 3 punti. Anzi, se andiamo ad analizzare i bonus, sono i primi 3,2 punti per la squadra dei Fight Club, quindi diciamo non male per una non promossa, diciamo vincere una partita così. Si può dire che sì, ci siamo divertiti, tanti gol, tanto spettacolo, però i Fight Club è vero che si sono fatti vedere molto, soprattutto in fase offensiva, ma qualcosa da rivedere in fase difensiva, dopo lasciando diciamo il popolo Cermigliaro troppo scoperto nella sua area di rigore. Sta di fatto che comunque Patti subito si presenta con ben 5 gol e dimostra che vuole lasciare il segno anche in questa Serie B. Dall'altra parte c'è chi stime tanto di cappello, perché non hanno mai mollato, anche quando il punteggio sembrava essere sempre più pesante per loro, loro ci hanno sempre creduto e il punteggio finale parla chiaro. Davvero tanto di cappello alla squadra di Teresi, comunque occhio di guardo anche per questi nuovi acquisti, Fabio Teresi, il portiere che si è ben distinto in qualche bella parata, e anche Di Chiara, nuovo acquisto, che è un ottimo attaccante che si è subito inteso alla grande con Albano e Modica. Albano, anche lui diciamo è già in forma campionato, e con questi 4 gol diciamo ha reso la sconfitta meno amaro. Prossimo turno i Fight Club cercheranno di ottenere la seconda vittoria consecutiva, vogliono subito iniziare benissimo questo campionato, non si accontentano solamente di questa vittoria, mentre c'è chi stime avranno sicuramente la partita del riscatto, ma di fronte avranno un avversario non semplice come l'Aspirina di Gabriele Gatta. Ti ringraziamo Manuel per questo video commento, non ci resta che salutare i ragazzi e dare l'appuntamento alla prossima. Ciao, alla prossima.